La folla di Juventus-Fiorentina ha cominciato presto ad applaudire. Il lungo ed affettuoso Battimani del prologo è destinato al grande Mumo Orsi, tornato a Torino a rivedere la sua Juventus. Poi Lobello chiama a raccolta i giocatori. Un attimo ancora per una fotografia che nelle vicende del calcio nostrano diventerà storica. La passione sugli spalti esalta i primatori. Juventus e Fiorentina si affrontano decise ma calme. La posta è grossa. Mentre i bianconeri cercano una grande affermazione che possa riavvicinarli ancora di più al loro pubblico, i viola, consci della loro forza, accettano la sfida e ribattono colpo su colpo. Ma è la Juve la più intraprendente. E dopo 5 minuti, con un'azione cominciata da Del Sol e proseguita da Haller, Anastasi ha la palla buona, ma il tiro va alto. Replica prontamente il bravissimo e indiavolato Chiaruggi, alto anche il suo tiro. Al 15esimo il primo grosso pericolo per la Fiorentina. Zigoni centra, testa di Anastasi e Haller colpisce al volo, tiro fiacco e senza mira. È ancora la Juve ad insistere, ma la Fiorentina, da quella squadra solida che è in tutti i reparti, regge disinvoltamente ed è il caso di dire anche con intelligenza l'urto bianconero. Non è certo il piccolo trotto di Haller e compagni ad infastidire seriamente gli avversari. E a ben poco porta il generoso prodigarsi di Anastasi, che vola su tutte le palle, si dà caparbiamente da fare, ma da solo non può certo compiere il miracolo. La Juve è viva, sì, ma non tanto da mettere sotto l'avversario. Al 34esimo Superchi salva forse la partita con una splendida deviazione su tiro di Menichelli imboccato da Del Sol. E 7 minuti più tardi ancora lo spagnolo a dare a Menichelli la palla buona, ma Superchi, sveltissimo, prima interrompe e poi blocca. La Fiorentina è salva. Pesaola se ne torna agli spogliatoi accigliato, non sa ancora che lo scudetto è vicino. In apertura di ripresa Anzolin tocca come può un centro di Chiaruggi e Bercellino allontana. Tenta allora l'infaticabile Del Sol, ma il suo tiro finisce alto. Al terzo minuto il primo gol. Punizione di Amarildo, Anzolin non trattiene, l'immagine è eloquente, e Maraschi con Chiaruggi hanno via libera. Ed è Chiaruggi a dare il colpo finale. I 10.000 fiorentini urlano la loro gioia. La Juve torna ad attaccare, ma ha accusato la botta e la Fiorentina si trasforma così nell'autentica protagonista della partita. 23esimo, è il solito imprendibile Chiaruggi a fare tutto da sé. Poi serve Maraschi, il gioco è fatto, 2-0 per la Fiorentina. Con la vittoria i viola conquistano il secondo scudetto nella storia della loro società. La partita va avanti ancora soltanto per dire che la Fiorentina è degna di questo scudetto.